Nato a Fermo, provincia allora di Ascoli Piceno, ho vissuto i primi 21 anni della mia vita a Monteurano, paese del calzaturiero, e poi me ne sono andato a ricerca di lavoro prima in Spagna, poi per amore in America, quindi per lavoro nelle Filippine e quindi di nuovo in America per trasformarmi in cineasta dopo un fallito tentativo di diventare fotoreporter di guerra. Sì, mi ha sforato abbastanza vicino da sentire l'odore di fuliggine per vari giorni. Persi il lavoro, poi grazie ai sussidi dello Stato di New York come vittima dell'11 settembre, che ero rimasi disoccupato a causa dell'11 settembre, poi mi pagai un master in Media Studies con intenzione di diventare fotoreporter di guerra. Sono un po' sommerso, un po' invisibile come gli americani che racconto, perché vivo anche io nella terra di nessuno. Ho fatto dei viaggi lunghi fino ad approdare nel Texas mio malgrado, perché mia suocera viveva lì e si era gravemente ammalata. E quindi ho cominciato a fare lavori su comunità e territori invisibili, proprio perché il mio sguardo quasi da reporter mi spingeva ad approfondire una ricerca la ricerca sul territorio che avevo iniziato tanti anni fa. And you know that I don't give a damn when I'm high. The poor people. And who's the poor people? 90% of the world. La paura è un'emozione, un sentimento necessario per me per lavorare, perché la paura mi rende umile, sicuramente non lavoro in un modo sfrontato, in modo di lavoro in punta di piedi, con cautela, in silenzio, non si parla durante le riprese e lavoro fidandomi, quindi l'unica soluzione per non aver paura è fidarsi di dove... dei personaggi che mi accompagnano nelle loro storie. E poi per vincere la paura ci vuole anche del coraggio, il mio coraggio è anche di giocare a carte scoperte, condividere anche quello che sto girando con i personaggi, con i diretti interessati, porre dei limiti o anche intavolare dei dibattiti con loro, quindi ci vuole un coraggio che non elimina ma mi permette di affrontare la paura. When you're fighting, the only thing that matters is the man next to you. It's the man that's in the mud, that's in the blood, sitting right next to you and suffering with you. That's who you fight for, that's who you keep pushing for. Nessuno l'ha visto, hanno visto delle sequenze, non l'hanno visto unicamente perché esisteva il rischio di compromettere la policy di Cannes della Premier Mondiale, perché oggi con internet e Facebook il film può finire online. Però lo vedranno sicuramente, sono sicuro che lo apprezzeranno, c'è chi è qua, qualcuno dei paramilitari è qui per vederlo e sono sicuro che si sentiranno ritratti in modo rispettoso e fedele a loro stessi. Molto emozionato, quasi quando mi emoziono mi sento piccolo e poi il festival, che già è grande di per sé lo è, diventa qualcosa di immenso, quindi sono emozionato come un bambino.